拳。Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di. Oggi parleremo un po' del cavaliere dell'acquario, il custode dell'undicesima casa. Da quanto tempo non facciamo un video? Un mesetto? Forse anche di più. Ma Ma non lo tipo, quando è stato l'ultimo? Prima di San Valentino, se mi so. Io ricordo bene. dopo la metà di febbraio io sono un po' scomparso per vari motivi, quindi sì. Di San Valentino tempo è il c'è. 12, 12 febbraio, se mi ricordo Il bene. 14, il 14, 14, me certo, che una data ti devi ricordare. vabbè, che mi frega, sai, le ragazze ce l'ho tutti i giorni, non è che mi metto un po' a contare i giorni. Eh sì, è un bel mesetto e mezzo, colpa tua. Di chi? Ah, Tua. mia. Di Perché? Pisces. L'ho detto bene. Puoi dire Pisces, però puoi dire anche Pisces. O Pisces. Se dico fisches. Ti fisco io direttamente. No, Pisces no. Fisches, cioè no, non esiste, sembra la marca di un tonno, di un pesce congelato. Un pesce Uomo, gli congelato. tiri. Guarda, visto che tanto settimana prossima siamo in tema, gli tiri una Daggarose. Infatti, sì, ma a me piace andare sul classico, una Vabbè, allora bella Fischer va bene lo Bloody stesso. Rose. Ah, ma Ah, ecco, cavolo, perché? se ti piglia bene quella t'ammazza. Ma perché? Allora, Andiamo su ragazzi. Pisces. Ragazzi, allora, torniamo un attimo seri, che so che è difficile per voi, però. Torniamo Perché scusa, si è mai avuta serietà in questo canale? seri. Quando lo dici che risata, torniamo seri. Cioè, ma che cazzo? Ok, dai ragazzi, allora stasera parleremo del simpatico e buon vecchio Aquarius. Oddio, simpatico. Simpatico. Allora, Sì, come un clistere di antigelo, però sì, simpatico. questa esperienza immagino tu l'abbia fatta per poterlo affermare, ma No, no, lasciatelo no, onore. chiariamo, no, è un esempio che mi è venuto così, non cominciamo. Mi è stato suggerito da qualcuno, ma non posso fare nomi, qualcuno che l'ha provato, ma non posso fare nomi. Quindi. Allora, cosa possiamo dire di Aquarius? Allora, Aquarius è il cavaliere delle energie fredde, se mi ricordo bene. Sì, energie È il fredde. maestro delle energie fredde. È maestro di Crystal nel cartone e di Yoga e Isaac nel fumetto. Mi ricordo bene? No, nell'anime è il maestro del maestro di yoga. Allora, chi è Isaac? Isaac è uno dei generali di Nettuno che era allievo di Camio assieme a Yoga, però se noi andiamo con l'ordine dell'anime, erano entrambi allievi dell'allievo Ovvero di del Camo. maestro dei ghiacci, che non compare nel manga, ma compare nell'anime. Per fortuna nella saga di Poseidon hanno deciso di tagliare quella parte di spiegazione e sono andati Sì. direttamente sul Kamo e sono diventati un pochino più coerenti. Sì, che poi dico, però la coerenza, insomma, si fa per dire, cioè, se iniziano in un modo, finiscano in un modo. Questa cosa che cambiano nel mezzo della storia. E vabbè, dovevano aggiungerci roba per l'anime, che ti devo dire. Sì, infatti. Credo che fosse un po' Credo che l'anime fosse un pochino più avanti rispetto al manga all'epoca. Sì, l'anime comunque andava molto veloce, quindi hanno dovuto allungarlo perché il manga era un po' più lento. Infatti la serie di Asgard esiste per questo. Eia. Forse è per questo che hanno deciso di aggiustare il tiro durante la saga di Poseidon. Si sono tagliati le vene abbastanza con la serie di Asgard, che dice ormai facciamo tutto veloce e basta. Adesso facciamolo come si deve, visto che abbiamo già fatto abbastanza cagate
prima dei Cavalieri d'Oro. Allora, un po' come dice il titolo, Cavaliere dall'animo freddo o caldo. La domanda si basa su questa. Immagino che questo titolo ci sia stato offerto dal nostro androide oggi assente, oggi in rottamazione. Questa domanda si basa su un piccolo ragionamento, cioè, allora, probabilmente ha giurato fedeltà al gran sacerdote, ma commette un'azione vigliacca, cioè ha preferito rimanere col piede in due scarpe, cioè, mi spiego meglio, ha cercato di far acquisire il settimo senso a yoga, cioè ad un nemico. Ha fatto ciò per amore del discepolo Crystal, pur sapendo che era un tradimento maggiore di quello di Micene? No, allora, qua ti vado. Non so, vuoi parlare prima tu, Pisca, o vado Una io? cosa, no, no, vai tu, vai tu, vai tu, poi dico la mia. Letteralmente, come si suol dire, andiamo a cazzo duro, ma letteralmente. Cioè, Camus non gliene è mai sbattuto un cazzo di sago del resto. Cioè, ok, lui ha seguito la chiamata del gran sacerdote. Però quando gli hanno detto che Crystal era tra i traditori, a lui non gliene è fregato niente del fatto che lui fosse un traditore o meno. Lui ha pensato al suo allievo perché lui non era riuscito a raggiungere l'obiettivo ultimo di un maestro degli Aci e voleva che il suo allievo ci riuscisse. E quindi non gliene è fregato nulla, soprattutto perché lui comunque ha combattuto per proteggere Hyoga sul campo di battaglia, perché all'incontro che ha avuto nella casa della bilancia ha cercato di far tornare indietro Yoga perché gli ha detto chiaro e tondo: sei una pippa, sei troppo debole per affrontare anche il Cavaliere d'Oro più scarso, tornatene a casa. E quando ha visto la determinazione del suo allievo, lo ha spinto al limite ultimo. Spingendo Yoga ad incrementare la propria forza, è un fallimento. Perché dovrebbe essere un fallimento, scusa? Scusami, Stavo per chiedere la stessa cosa. Perché è un fallimento? lo Semplicemente sta rinchiude? completando. No, Sta lo ha richiuso. completando. Dato che Yoga si fa sopraffare dai sentimenti per la madre, fa sì che Camus, vabbè, Aquarius, venga costretto a rinchiudere in una bara di ghiaccio. Allora, ma lo rinchiude nella bara di ghiaccio. E ciò fa anche capire che il Cavaliere d'Oro in quel momento è al 100% un traditore del Grande Tempio, poiché per tutta la durata del. No, la durata, per tutto piange per tutta la cerimonia di glaciazione. Non credo che c'entri molto traditore o non traditore Ma del allora, Grande ma a Tempio del priori che, allora, se tu Sacro lo vuoi vedere come traditore Cuore. perché ha voluto proteggere il proprio allievo, qua abbiamo letteralmente, posso anche darti ragione, è un traditore agli occhi di Saga, ma come ti ho detto, a lui non interessava di Saga, il suo obiettivo era che il suo allievo fosse in grado di essere pronto per le battaglie future. E Sì, però con in tu quel battaglie future io momento. non intendo, e io con battaglie future, aspetta, con battaglie future non intendo questa cagata del Grande Tempio, ma voleva che fosse pronto per le vere battaglie future, perché magari non nel dettaglio, ma Camus sapeva che i Cavalieri d'Oro si dovevano riunire per la battaglia contro gli Spectre. Comunque posso anche dire una cosa, come dice appunto Dimitri, non credo che Camus fosse molto sull'essere devoto al grande tempio o santuario, come lo si vuol chiamare. Cioè, lui comunque sì, un cavaliere sicuramente devoto ad Atena, giustizia, questo è poco ma sicuro. Però vedendo
parere mio, vedendo questa battaglia che hanno fatto i Cavalieri di Bronzo, in qualche modo ha visto, ha capito, perché comunque non è stupido, Camus è molto furbo, intelligente, quindi ha comunque sicuramente capito che c'è qualcosa, c'era qualcosa che non andava, comunque qualcosa che questi Cavalieri di Bronzo avrebbero probabilmente portato alla luce. E quindi siccome lui si considera, lui è un guerriero molto potente, un maestro, un uomo di giustizia, lui ha voluto fare in modo che il suo allievo, appunto, diventasse, cioè completasse questo suo addestramento. E poi il suo allievo è una testa di rapa e non fa altro che piagnucolare e ha vanificato tutto, è un conto, però, è un altro conto, però. Allora, no, dai, dai, finisci, finisci. No, volevo dire, sì, vanifica tutto nel senso che comunque ha continuato, insomma, un po' a... non ha voluto rinunciare ai sentimenti, insomma, che provava per la madre, quindi Camus comunque l'ha rinchiuso in questa bara di ghiaccio. C'è anche il fatto del pianto, perché comunque a lui dispiace, perché lui avrebbe voluto veramente completarlo. A livello di come guerriero, e comunque per farlo anche avanzare, per non farlo distruggere in quella battaglia. Quindi, comunque, sì, un cavaliere che non lo considererei traditore di niente. Alla fine, un cavaliere comunque sempre nella giustizia, però, comunque, in primis, un guerriero che pensa come un guerriero. Ti dico, perché analizzando anche un po' il personaggio, quando si scontra nuovamente con Yoga, cioè all'undicesima casa si scontra ancora con lui. Ma vedete un po' caratterialmente com'è ora, cioè la situazione non è più sblocca il settimo senso, ma è solo uno scontro per ripicca e per dimostrare invano che il maestro è ancora superiore all'allievo. No, al contrario, perché comunque è stato Yoga a chiedere ai suoi compagni avanzate e lasciateci da soli, perché Camus, lui era conscio del fatto che il suo allievo non fosse pronto, cioè lui era conscio, è stato conscio anche del fatto che contro Miro Yoga ha fatto una figura di merda e che all'undicesima casa ci è arrivato per la pietà di Miro, non È perché stato lui salvato, sì. strumentasse. Cioè, perché letteralmente Miro gli ha detto. Cioè, ripercorriamo un attimo il percorso di Yoga. Terza casa ha preso il cazzo neanche da Gemini, dal solo cosmo di Gemini ha preso il cazzo. Dalla È stato bambola sparato. Gemini. Dalla Bambola, bambola Gemini. Bambola, un parolone, La però sì, bambola vabbè, funziona gonfiabile di quello. Gemini. La bambola gonfiabile di Arles. Ragazzi, sono andato a rompere le gambe all'androide apposta. Non vanifichiamo tutto tirando bestemmie. Dicevo, è arrivato alla settima casa. Yoga si trova davanti al suo maestro che gli dice: se proprio vuoi insistere in questa battaglia, dimostrami di esserne degno. Lui poi. Allora, premettiamo anche una cosa. Secondo Camus sapeva benissimo quanto il suo allievo fosse strettamente legato alla figura di sua madre, però giustamente il suo pensiero è sempre stato: sei un guerriero, tu vedrai tante persone morire, perché comunque se si vanno a vedere le imprese dei cavalieri passati, i cavalieri che si sono salvati si sono sempre contati sulle punte delle dita. Cioè, se noi prendiamo lo Scanvas, si sono salvati giusto il cavaliere dell'altare e quello del cancro. Se prendiamo la Guerra Santa post lo Scanvas, si sono salvati solo Aries e Mu. So Aries e Mu, buongiorno anche a me. Solo Aries ed Oko. Cioè, le battaglie che avrebbero portato i cavalieri in futuro sarebbero state oltre brutale e con tasso di sopravvivenza radente allo zero. Quindi Camus ha fatto questo ragionamento: se tu non sei in grado di accettare la morte di una persona cara, di un amico, di un familiare, tu non sei in grado di partecipare a questa battaglia. E lui, Esatto. piuttosto che farlo morire sul campo di battaglia, lo ha voluto proteggere rinchiudendolo in eliminandolo e rinchiudendolo in una bara di ghiaccio.
Aggiornamento proprio da guerriero. Poi Yoga è stato liberato da Sirio, riportato in vita da Andromeda, arriva alla ottava casa, ho paura di fare danno coi numeri, sì, ottava casa, prende Ah, un contro il altro Milo, cu dici? sì. Prende un altro cazzo in culo grande quanto il grande tempio, perché Miro lo maciulla, Un po' piano con lo le lascia. parole. Beh, Poi siamo noi che diciamo le parole sconce, quello qui proprio. però è un dato di fatto, ragazzi, cioè, l'ha preso in quel posto in una maniera esagerata. Ed è Un po' stato impreparito, ma che graziato. cazzo. E poi arriva lui, ma che te. Vabbè, no comment. Vabbè, ma io sono il Vabbè, gestore, posso fare ciò che voglio. Cioè, ma non l'ho capito, vabbè. Ok, dai, dimmi, dimmi. Vabbè, arriva a casa della. Vabbè, a casa del Sagittario, saltiamola perché quella non conta. Torna dal suo maestro, conscio de dei suoi limiti, però è anche conscio del fatto che il suo maestro non ha mai voluto del male per lui, perché comunque anche contro Camu, contro Miro, lui ha capito che il suo maestro ha fatto tutto per proteggerlo, lo sconfiggerlo, rinchiuderlo nella Freezing Coffin. Cioè, è stato fatto tutto al fine di proteggere Yoga. Lui non ha accettato questa cosa perché io sono Cavaliere d'Atena, io devo proteggere la mia dea, ok, ci posso stare. Camu lo rimette alla prova e questa volta con questo spirito rinnovato, senza più l'ira per il gesto di Camu, perché lui ha capito, anche grazie a Miro, il perché Camu abbia inabissato la nave della madre. Ha capito il gesto del suo maestro che era solo volto a sì, forgiarlo e a renderlo forse più spietato, però è comunque una caratteristica che gli sarebbe servita in futuro. Lui quindi quando è andato lì non è andato lì con è un nemico che bisogna sconfiggere perché ci sta ostacolando il passaggio. È andato lì proprio per chiarire la sua posizione col suo maestro. Ossia, io sono un cavaliere di Atena, io devo proteggere la mia dea. E Camo a quel punto, accettando lo spirito nuovo del suo allievo, lo ha rimesso alla prova e stavolta il suo allievo non solo ha superato la prova, pareggiando il cosmo di un cavaliere d'oro e quindi dimostrandosi in grado di poter sopravvivere alle battaglie future, ma è stato in grado di superare il suo maestro. Perché Yoga è arrivato a una cosa che Camu non è mai riuscito a fare da solo, ossia arrivare a meno 273 gradi Celsius, ossia lo zero assoluto. Però, ok, per come l'hai spiegata tu va bene dal tuo punto di vista, però io mi soffermo all'atteggiamento, cioè hai fallito la mia prova, ora sei inutile, vaffanculo. Cioè, capito? Perché questa No, cosa? Perché ma dici questa qua è una questo? falsa interpretazione tua, cioè lui è sembrato spietato, però nel momento stesso in cui Yoga ha fallito la Spietato, prova, lui. sbruffone, arrogante. Tu dici che No, lui. ma No, mai. Cioè, non è mai stato questo, Camu. Cioè, questa interpretazione non so proprio dove la vedi. Perché lo stesso fatto che tu lo vedi piangere quando il suo allievo ha fallito la sua prova è un segno che lui non era spietato né nulla, ma che tutto quello ma che ha nel fatto secondo era incontro, io volto. dico, io nel secondo incontro No, io ma anche nel primo. lo vedo più freddo dello zero Kelvin, cioè, capito? Ok, ma il problema è che tu lo vedi più freddo perché ha riconosciuto la determinazione del suo allievo e sa, e ora che è arrivato, che il suo allievo è arrivato alla penultima casa, sa che nulla lo farà indietreggiare. Perché non c'è riuscito quando erano alla settima casa a farlo tornare indietro, non c'è riuscito Miro a farlo tornare indietro. Di certo sarebbe stato inutile anche provare un discorso per provare di nuovo a convincerlo. E quindi lui ha detto. Va bene, non servono altre parole, dimostrami la tua determinazione. E gli ha dato una seconda possibilità. Comunque, come ho detto prima, Camus è un guerriero, un soldato.
Quindi comunque questo è il suo modo di agire, non c'è arroganza, non c'era arroganza, tantomeno cattiveria, era semplicemente un modo, diciamo, militare di agire e di portare avanti quella situazione e di concluderla. La conclusione era quella di combattere contro il suo allievo e vedere fino a che punto poteva arrivare. Vedo un po' Tutta la parte della saga The Sanctuary direi di tenerla da parte se proprio dobbiamo fare altri video, perché questa qua è una cosa che abbiamo accennato con Shin, però il ruolo che ha avuto Camus, saga Ishura, è molto in bilico, facciamo una citazione a uno del trio innominabile. È una situazione un po' ombrosa, tenebrosa. Caratterialmente, un po' allora, il carattere di Aquarius, un po' come la vedo io, vigliacco, traditore, incoerente, sleale, lunatico, Per frignone perché comunque piange. niente. Ma chi stai descrivendo? Aquarius. Sfide, a chi sta descrivendo? Camus. Non c'entra niente con l'Aquarius. Beh, Ma quale Aquarius hai visto tu? non ne hai presa una su Cioè, 10, non ne hai quale presa. Aquarius conosci tu? Scusatemi, voi Allora, quali sono le parole che hai detto? voi Scusa, quali sono? date una descrizione del personaggio per come lo percepite. Io lo descrivo così. Voi lo Ok, descrivete ma se io come. seguo la logica del. Ma se io devo seguire la logica del vigliacco frignone, io dovrei contare Gohan praticamente anche fino alla saga di Cell, minimo. Cioè, No, sì, questo Gohan sì. è proprio l'epitema Ma del vigliacco anche altre frignone. saghe, non ti preoccupare, Gohan frigna sempre. No, vabbè, in quella di Buu no. Almeno non che io ricordi. All'inizio sì, Scusate, ragazzi, cioè. cioè, sì, dai. E Stai mi dicendo devo Camus? impegnare perché dopo devo vincere, mi devo impegnare. E poi basta. No, non mischiamo Dragon Ball, per Ok, favore. comunque, No, ma dico, c'è per Camus come. vigliacco e frignone, ma c'è. Vigliacco per il semplice motivo perché essendo traditore è un vigliacco. Vuole Ma non è un mettere i traditore. piedi in due scarpe, cioè capito? Ma quando mai? Ma È a quando mai? servizio di Arles, quindi. No, al servizio di Arles, al servizio del santuario, del grande tempio. Quindi significa che ha giurato Ok, fedeltà ma al il gran grande tempio. sacerdote. Il gran sacerdote Ok, vi ma il grande. manda a Sì, fare un ma sfide. servizio. Sì, ma c'è un problema. Cioè, il grande tempio non è Ade. Non è Arles. Il grande tempio è Atena. Ok, Se tu me se la metti su. Arles Se tu me la metti. sta Se tu dicendo me la che metti quelli su sta sono logica. traditori, sono infedeli, sono eccetera, eccetera, e ti manda Ok, a ma io. massacrarli, Ok. tu li devi massacrare. Non è che tu vai lì Ma c'è un e problema. Sì, ma tu, no, aiuti. ma tu perdi il punto di vista di Camus stesso, perché Camus stesso sa che è una stronzata che Crystal è un traditore, perché l'ha addestrato lui. Che c'entra? Perché Quindi quanti non. di loro si girano? Che significa? Allora, vediamo, facciamo un conto dei maestri, escluso quello di Ikki, perché vabbè, quello è una bestia a parte. Allora, vediamo. Meno. Vediamo il maestro di Andromeda. Ah, oh, quella è una bestia a parte. Cioè, letteralmente ha fatto sì che il suo allievo chiudesse il suo cuore e che lo ammazzasse di legnate. Ok. Quindi c'è. Non c'è da dire. Il maestro di Andromeda, dopo aver addestrato Andromeda, nonostante gli ordini del grande tempio, nonostante gli fosse stato detto Andromeda è un traditore del tempio di Atena. Si è fidato di Andromeda. Si è scontrato contro un cavaliere d'oro, due se prendiamo l'anime. E è morto per proteggere il suo allievo. Il maestro dei cinque picchi non ha mai avuto il minimo dubbio, aveva la certezza che il gran sacerdote non fosse dalla parte di Atena e quindi e ha dato fiducia a Sirio. Castalia ha sempre protetto Seiya e ho perso, cioè, l'ha protetto talmente tante volte che mi fa vergogna anche solo pensare a quante volte si è salvato il culo grazie a quella donna, quel ragazzo.
Cioè, più raccomandato di Goku e chiunque altro ti venga in mente messo assieme. Kamu, perché dovrebbe fare eccezione? Cioè, tutti i maestri sono stati più che certi al 100% che i loro allievi fossero nel giusto nel sfidare il grande tempio. Anche i cavalieri degli altri bronzini del cazzo, cioè quelli di Wolf, di quello dell'Orsa, tutti i maestri sono stati dalla parte dei loro allievi perché sanno cosa gli hanno insegnato e se hanno deciso di affrontare il grande tempio vuol dire che c'era davvero qualcosa di marcio. Vabbè, non la vedo così. Mi sei un attimo scomparso, Pisces. Ma credo che Iskes? Chisu chisu? Pisces. Alba fica! No, quello è un altro. E niente, mi sa che è morto. Qual è la... Prova a fare. Se mi senti, se almeno mi senti, prova a fare fuori e dentro. Esatto, Mi sa che esce e no. rientra. Ok, Ma mi sa che non mi sente, prova a scriverglielo. Ok, è tornato. Mi senti? No, non ti sento. Entra ed esci. Esce dentro, semmai. Vabbè, sì, quella cosa lì. Ah, sono rimasto solo con te. Ah, quindi vuol dire che ho già vinto la discussione. Ah, perché tu la vinci, capito? Pisces, mi senti? No, non mi sente. Sono No, ma mi sa le che. sorprese delle live, queste sono. Abbiamo un piccolo problema tecnico con Pisces. Ai ai ai. O con Fish, Fisher. Va bene? Ok, sì, sei vivo. Vai, blasta un po' questo infedele che non capisce che i maestri hanno avuto tutti Io non lo ragione vedo. nei loro allievi. E vabbè, fai senza la camma, altrimenti laghi, esplodi di nuovo. Ok. Mi sa di sì che stai avendo problemi con internet e non ti sta prendendo bene. Io non lo sento. Io lo sento. Fa una cosa allora, Pisces. Esce e rientra. Alla Cioè, volta. aggiorna proprio la pagina. Che non penso che il problema è mio ora. Bello il tempo comunque stasera. Non ho capito. Bello il tempo comunque stasera. Funziona Mi senti, Pisces? tutto? Ok, io sì, lo sento. Allora è un problema mio. Aggiorno un attimo il server qui. Siamo persi lo scopo. Prova, prova. Ehi, io sono qua. Ok, attivo la cam. Attivo pure tu la Allora, cam. visto che è Com'è? sempre. Mi Ecco, signori, sentite questa qua è tutti? l'ennesima prova che. Sì. Questa qua è l'ennesima prova che è sempre colpa di sfide. Eh sì, infatti, capito, Tania? Io non lo sentivo, all'improvviso è colpa mia. Se Allora, io attivi vorrei la dire una cam, che cosa. dice? Di nuovo problemi? Ho Una detto. connessione che non so perché va molto giù. Vabbè, allora lascia stare, rimani così. Magari sto così per ora. Ok, non Volevo preoccupare. dire, Camus non è un traditore del santuario. Allora, noi dobbiamo capire che se il gran sacerdote fa quello che deve fare nel suo ruolo, di gran sacerdote, quindi seguire le leggi del santuario, le leggi di Atena, allora se un cavaliere, un maestro, per esempio come Camus, va contro tutto questo, allora sì, diciamo che è un traditore. Però se il sacerdote stesso, che comunque
segue, diciamo, un po' la sua via, che magari è una via di giustizia, per carità, però un po' estrema. E i cavalieri comunque vogliono seguire le regole e le leggi del santuario, loro non sono traditori, quindi Camus non è un traditore perché lui comunque aiuta Yoga perché si rende conto che c'è qualcosa che non va. Yoga è un cavaliere che insieme ai suoi amici sono tutti determinati a portare giustizia, quindi diciamo un po' a sistemare la situazione. Quindi Camus mettendosi, cioè in qualche modo cercando di aiutare Yoga, comunque stando da la sua parte, non è che tradisce il santuario, lui al massimo non segue il sacerdote, ma il sacerdote non è quello che fa le cose per bene come dovrebbe farle il sacerdote. Diciamo che non le fa male perché comunque aveva anche le sue ragioni, però teoricamente non è quello che segue le regole come dovrebbe seguirle, ovvero le regole di Ok, Atena. però Quindi è tutta una situazione particolare. Per esempio, in questo caso, no, fammi un attimo dire un'altra cosa. In questo caso ci sono anche gli altri personaggi, famosi traditori, come vabbè, diciamo Cancer, Pisces e Shura, perché poi anche lui è in quel gruppetto all'inizio. Loro, per esempio, siccome loro sono fedeli al santuario e al sacerdote, sono traditori. Da tutti sono considerati traditori perché seguono il gran sacerdote, le leggi del santuario, perché comunque per loro è tutto un insieme. Però, capito, ci sono tutte queste, cioè ogni personaggio ha un pochino, diciamo, una sua situazione personale. Nel caso di Camus posso dire, come per esempio il maestro di Shun, come diceva Dimitri prima, Albione oppure Cefeus, comunque sono personaggi che non è che tradiscono il santuario, loro hanno fede in Atena, fede in quello che il santuario rappresenta, ovvero le regole di Atena, la giustizia di Atena, quello che vuoi, però non si fidano completamente del gran sacerdote perché vedono che c'è qualcosa di strano, lo stesso è il maestro dei cinque picchi, Doko. Quindi loro non sono traditori, per che poi niente. stando anche al retcon che portato da Episode 0, tecnicamente tu vai anche a vedere che lui aveva sospetti su Jamie dai tempi in cui è arrivato in fasce. Sì, c'era già una situazione un po' strana, poi dobbiamo anche ricordare una cosa, questo alla fine, per quanto vogliamo, è sempre un manga creato da una persona che comunque prima ne ha fatto uno, poi ha fatto questi piccoli Gaiden dopo 30-40 anni, cioè comunque ci sono delle incongruenze, no, come si dice in italiano, delle Dei retcon? discordanze. Vabbè, ma principalmente questi qua sono retcon. Cioè, E comunque noi dico, ci sono. prendiamo il Doko della saga classica, lui non ha mai avuto fiducia in Arles slash saga per motivi non ben noti, ma aveva probabilmente dei dubbi proprio perché era una costante che i cavalieri dei gemelli avessero una doppia personalità. Questa cosa era successa comunque anche durante la sua epoca con Aftheros ed Efteros. Se prendiamo lo Scanavas e con Ah, Cain e Abel, se prendiamo Next Dimension. Next Dimension, esatto, lo stavo per dire pure io, infatti, anche lì. Quindi a Sì, no, ci sono seconda tutte queste dalle storyline situazioni. che prendi, comunque lui ha avuto un'esperienza già con i cavalieri gemelli che hanno una seconda personalità. La cosa per esempio importante che si può dire è che, a parte il fatto, vabbè, che sono personaggi inventati, eccetera, però sono teoricamente delle persone, o okay? Che sono persone inventate, però sono delle persone. Ora, tutti capita che magari, non lo so, conosciamo qualcuno, siamo in un gruppo sociale di qualche tipo, e c'è una situazione dove una persona non ci ispira molta fiducia, anche se dice delle cose, non tendiamo a credere molto a quello che dice, tendiamo a non fidarci molto, non ci avviciniamo. Cioè, un po' te le senti queste cose. Quindi queste cose si possono anche applicare al mondo di Senseiya. Quindi un personaggio come un maestro, eccetera, che vede magari come agisce questo sacerdote, può dire: ok, magari fa delle cose giuste, però non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, lo tengo d'occhio, voglio. E quando poi ci sono delle azioni come quelle portate appunto dagli sbronzini, che Ma tentano gli di sbronzini mi smascherare mancava, eh. gli sbronzini, che tentano in qualche modo di andare contro, capito? Poi allora magari i dubbi diventano più grossi, cioè ok, allora forse veramente non sono l'unico che vede questo, c'è qualcosa sotto. Capito? Quindi possiamo anche includere tutto questo volendo. Ma poi anche una cosa, cioè un conto fosse stato
un maestro, metti anche due che abbiano notato questa incongruenza, ma sono stati 10 maestri di cui due sono cavalieri d'oro, eh. Cioè, se un conto è se mi dici un maestro qualsiasi, classe cavaliere d'argento al massimo, ok, ma se te lo va a Cavaliere notare un cavaliere. d'acciaio. Ti sei Mi sentito avvalgo male il di diritto di dire. non rispondere su. No, Come ho detto no? argento. Mi Io ho detto avvalgo del acciaio. diritto. Mi avvalgo del diritto di negare l'esistenza di quei tre imbecilli. Come? Sono così belli. Comunque, aspetta, posso dire, fare una piccola parentesina veloce veloce? Scusate, una cosa sola. Vai. Saranno tre imbecilli, però la prima entrata, i primi secondi della loro entrata è fighissima. Questo lo dobbiamo dire. Poi sono dei cretini, è vero, però la prima entrata che fanno è molto figa, dai. Questo si deve Ricordiamoci che dopo 10 minuti sono spariti Sì, dalla vita per di carità, tutti, ma ti dico i nessuno primi se li è cagati secondi. più. No, ma infatti dico i primi secondi della loro entrata, la vestizione dell'armatura di Bazinga Z, la musichetta, tutti che Quali guardano sono estasiati, l'entrata è buona. i Mega Saint? Come si chiamano quelli là? I Steel Nel centro Saint. d'acciaio. Esatto, i Steel Saint. Steel Saint. Oppure sì, Ok, Saint quindi. direi. Oppure i Meme Saint, perché tanto la loro utilità è quella. Quindi un po' Biscuits, come descriveresti allora il carattere Sì, di Camu? carattere di Camus lo descriverei come. Allora, Camus per me è un uomo che prima di tutto si definisce un guerriero e un soldato, quindi una mentalità molto marziale, molto militare, marziale. Non so se marziale ha senso, in effetti, militare, diciamo Militare, sì. così. Un uomo comunque. Piuttosto freddo, ma non perché è freddo che è cattivo. Freddo perché sa mantenere la freddezza quando deve, e soprattutto È perché appunto comunque una lui è un cosa legata allo guerriero. stile militare. Esatto, infatti, una freddezza proprio da guerriero militare, esatto, quello che proprio infatti ho detto pure io. Questo è poi un uomo che comunque sicuramente prova dei sentimenti, però, ripeto, cerca di tenerli comunque. Repressi. In fondo, perché comunque lui le prime che ha una grande forza d'animo, una grande volontà. Lo definirei un uomo che ha un forte senso di giustizia, però ripeto, una giustizia sempre legata a questo suo modo di essere appunto soldato, questo suo essere soldato. Sicuramente non lo definirei, perdonami, frignone, non lo definirei vigliacco per niente proprio, non lo definirei traditore perché non mi sembra. Niente, più o meno questo. Coraggioso sicuramente, un uomo che dà molto peso alla sua parola e al senso dell'onore, pure questo. E nonostante tutto, che quando tutti lo credevano un traditore, lui ha continuato anche a proteggere Atena. Nonostante tutti i suoi amici lo avessero trattato come un reietto, un traditore o peggio, lui ha comunque continuato ad aver solo in mente di proteggere Atena e di proteggere il suo allievo. Questa è la mia risposta. È inutile che ti faccio la domanda a te come consideri Camus, perché sei capito. Ok, dai, ti faccio allora questa domanda. Tiriamo una Ossia, bella tosta, mi raccomando. mi faccio questa domanda, ossia quella del titolo. Camus, cavaliere dall'animo freddo o caldo? Dimitri, vuoi rispondere tu Situazionale. prima o rispondo io? Chi risponde? Vai Dimitri, vai. Dimitri, vai. Dal mio punto di vista è situazionale, perché non puoi definirlo una persona totalmente fredda o con un animo umano, perché lui comunque per via di come si comporta è letteralmente molto bilanciata come persona. Cioè sa essere freddo quando deve, però non manca mai di proteggere chi sta sotto di lui. Ora faccio una citazione a Roy Mustang. Lui sa quando deve proteggere,
lui sa fare quello che dovrebbe fare, sa quello che un essere umano dovrebbe saper fare, ossia proteggere chi sta sotto di lui. Chi sta sopra deve essere in grado, deve saper proteggere chi sta sotto di lui. Camu questa cosa la sa fare in una maniera sua che può sembrare spietata, ma che è il modo giusto. Nel caso di Yoga non sei pronto a affrontare i Cagliari d'oro, levati dal cazzo, questo non è il tuo posto. Non so se ha detto proprio così, forse nella traduzione originale è così. Guarda, io ti dico, vedendo Fullmetal Alchemist dall'anime, nel manga non so se dica esattamente queste parole, Roy quando parla con Hughes fa questo ragionamento: chi sta sopra di me deve proteggere chi sta sotto di lui, noi esseri umani dovremmo essere in grado di fare almeno questo. E Camus, secondo me, è questo Camus. genere di persona. Camus, e tu Invece, invece, Pisces? allora, secondo me è un po'. La mia risposta è molto simile a quella del collega integerrimo Dimitri. Cioè, dipende dalle situazioni. È un uomo che sa mantenere, non è che è freddo, ma sa mantenere la freddezza e la lucidità. Perché è quello che ho detto prima, scusate se mi ripeto un po', è appunto un soldato, un guerriero tra l'altro di alto livello, quindi non è un cretino qualunque. Però ovviamente, come tutte le altre persone, perché poi sono esseri umani alla fine, ha anche la sua parte appunto più sentimentale, più calda, se vogliamo dire, quando appunto piange per Yoga in quel momento, nonostante come... lo dice il doppiaggio italiano, ora non mi ricordo il doppiaggio originale cosa dice, però il doppiaggio italiano mi sembra molto coerente in questo. Nonostante i suoi convincimenti, lui pianse per il sollievo. Quindi comunque sa essere una persona che dimostra i sentimenti. Quindi come un po' tutti gli esseri umani è un po' un mix di tutto. Siamo tutti un po' così, tra l'altro, nessuno di noi è completamente freddo, completamente caldo, tra virgolette, cioè emotivo continuamente, tutti abbiamo un po' le nostre facce, un po' alla Gemini, no? Più come Pirandello, è meglio. È più come Pirandello, diciamo un bel Pirandello, portiamo un po' di Sicilia, forse. Più la Pirandella, sì, tutti abbiamo un po' delle facce, eccetera. Quindi ogni personaggio alla fine non lo si può descrivere solo come così o così. Magari alcune caratteristiche sono quelle più forti, quelle che risaltano più agli occhi. Questo è vero. Però diciamo che sono un po' tutti un mix. Ok. Abbiamo detto di tutto su Camus, Di tranne i suoi colpi. Allora, voglio fare un po' tutto. così. Dato che Dimitri non sa parlare giapponese, facciamo così. Allora, Manco te. Vabbè, manco io so parlare io. giapponese. No, aspetta. Io dico la tecnica in italiano. Pisces la dice in inglese e Dimitri spiega cosa fa quella tecnica, ok? Io che non è un cazzo da fare nella vita, però vabbè, dai, facciamo sta roba. Andiamo così, dai. Allora, uno dei colpi di Camus è polvere di diamanti. Polvere In inglese si dice diamond dust. E in di giapponese è diamond dust. Dimitri? Sembra più un russo, però va bene. Vabbè, Tecnicamente non russo-giapponese. è sbagliato. Tecnicamente non è sbagliato. Lui arriva dalla Siberia. Quindi. Infatti. Il mondo E dostu. Dimitri, cosa fa questa tecnica? Beh, tecnicamente lui concentra un'area congelante sulla mano e la scaglia verso l'avversario molto blandamente. È la stessa tecnica basilare di yoga. Un pugno. Yoga lo fa nel pugno. Sì. Il pugno fino a prova contraria, finché la biologia umana non è cambiata, è la mano. Ok, però quando uno dice mano, lo dice così. Non dice così. Concentra l'aria nella mano, o la concentra nel pugno. Io ti posso garantire che il salto è breve, Però voglio la precisione. eh? Lascia Ok. perdere, non lo commento.
Ok, allora, un altro colpo di Camus è, qui ci sono tre nomi in italiano, li dico tutti e tre. Allora, scorrete divine acque per il sacro Aquarius, esecuzione di Aurora. Quello ce ne sono altri. In Questo in inglese? inglese dovrebbe essere Aurora Execution. Lo dico con l'accento un po' britannico, però. Aurora Execution. E cosa fa questo colpo? Voglio la Beh, il colpo più. precisione nella spiegazione. Miglia, vabbè, te lo devo leggere proprio da Wikipedia, mannaggia No, te. no, no, Leggiglielo, vabbè, ma dai, che a me. dai, metti un po' di farina del tuo sacco. Uomo, ma cioè, Un po' di se non sacco della tua farina. conoscere il. Ma se li metto tutti e due nel freezer, no, eh? Siete stati così bene sto mese, perché siamo dovuti tornare a fare queste cose? Ah, Allora, vabbè, ma. cosa fa questo colpo? Letteralmente solleva le braccia sopra la testa, formando con le mani un vaso. E quando scaglia il colpo, scaglia addosso l'avversario dei venti freddi con una temperatura prossima allo zero assoluto. Un colpo simile a quello di Crystal, Aurora, vabbè, quella cosa lì. Intendi l'Aurora Thunder Attack? Tecnicamente è l'evoluzione finale di quella tecnica. Perché lo stesso Camus sa usare anche l'Aurora Thunder Attack. Ah, quindi praticamente sarebbe un'evoluzione di quella tecnica. Che Sì, ma tu devi contare questo, qualsiasi tecnica di yoga, cambia? Camula sare... Che cambia? la, Cioè... tem la temperatura massima che può raggiungere il colpo, perdona, in questo caso la temperatura minima che può raggiungere il colpo. Quindi Co polvere di conta diamanti che e un la polvere di freddo, diamanti Aurora e un altro normalmente freddo. arriva... Vabbè, te lo sto a dire. All'incirca la polvere di diamanti dovrebbe arrivare circa a meno 70 gradi sotto zero, che è il punto di rottura delle armature di bronzo. Il Thunder Attack dovrebbe arrivare circa ai 125, che è il punto di rottura delle armature d'argento, mentre l'Aurora Execution, quella di Camus no, quella di Yoga sì, dovrebbero arrivare quasi allo zero assoluto. Yoga Senti teoricamente arriva allo parlo. zero assoluto. Appunto, infatti ho Quella detto di quella di Yoga sì, quella di Camuno come no, sì. dovrebbero arrivare allo zero assoluto in teoria. Un'altra tecnica di Camus è bara di ghiaccio. Ah sì, il famoso freezing coffin. Ring coffin. No, ripeti. E vabbè, che cazzo la sa pronunciare sta J? Freezing coffin. Freezing coffin. Io c'ho scritto tipo Furiziku. Le U non si leggono in Giappone. Allora, Frizigu. Hanno un suono muto, hanno. Freezing coffin. È come Qualcosa del genere, l'H da no? noi. Sì, è tipo l'H da noi, cioè nella scrittura giapponese principalmente è fatta per riempire e per non chiudere con una consonante. Allora, Quindi 9 volte su 10, Frizig 9 volte su 10 Cuffin. non si sente. Cuffin. No, quello è Sì, circa. siciliano. Cuffino è siciliano, compa. Aspetta, Friggino no, Cuffino è siciliano. la devo dire. Allora, Frizig Cofin. Cuffin. Non lo Sì, so. vuole un cuffin. Cuffin Come? non è un dolce tipico napoletano. Allora, Non saprei. Pisces, come si dice questa Mangiano tecnica? cuffin. Aspetta, in inglese o in giapponese? Giapponese. Ah, che cacchio ne so. Ci provo. Freezing coffin. Lo so. Come si dice, Dimitri? Signori, io vorrei far notare a voi che state guardando questo video, se me lo guarderete, io a questo soggetto gli ho detto prima della live, vatti a vedere gli attacchi dei cavalieri
dei cavalieri su YouTube che sono usciti 8 giochi in cui li nominano tutti e ci fa perdere tempo a noi. Ma non l'ha detto a me, l'ha detto a Sfide. Sfide, a Sfide. Sfide. No, chiariamo. A me, a me, a me. A te, la rit. Al bimbo con la barba. No, perché è bellissimo sentir provare almeno a parlare giapponese. Può piacere, Freezing Coffin. vero? Io gli tirei un retroplasma. No, è Dillo in quello inglese, più scusa, sfide, dillo in inglese. a Freezing Coffin. Freezing coffin. Coffin. Vabbè, più semplice l'inglese, Freezing Coffin. Grazie al cazzo! È più semplice in inglese, mamma mia. Vabbè, ma Vabbè. come che. Prima ripassiamo oltre, dai, almeno possiamo andare a chiudere la serata. Ok, dai, abbiamo parlato di tutto su Camu, quindi penso che ce ne possiamo anche andare. L'unica cosa di cui non abbiamo discusso su Camu è la mancanza di intelletto del nostro sfide che pensa che sia un codardo perché lo sa solo lui. Perché ha Ho visto anche un altro spiegato, anime. codardo, ho anche spiegato. piagnucolone e traditore, cioè, proprio non c'entra niente. L'ho anche Niente. spiegato. Ma che spiega, ma L'ho che dici? spiegato. Sì, ma uomo, ma tu hai visto un altro anime? Ma tu proprio hai visto un Ma altro anime? secondo O me hai visto un parla di un altro anime o non altro sai di cosa stai parlando? Cioè, Cioè, proprio brutalmente in ho questo spiegato per caso. filo e per segna il mio punto di vista, l'ho spiegato. Solo perché E siete io ti tutti e dico, due ma tu hai visto un altro. d'accordo non significa Ma che uomo, avete ma tu hai ragione a visto un differenza altro. mia. Ma tu hai visto un'opera totalmente differente? Cioè, tu hai Vabbè. visto Gohan di Dragon Ball? Non hai visto Camu? Non hai visto Camu? Quelle corde, mamma mia. Ok, abbiamo Ok. concluso la serata. Cioè, hai visto la principessa di Red Ophelia? Ragazzi, cancellatevi questo nome e non andatevelo a vedere, soprattutto se siete sotto i 18. Io non lo vado a vedere a prescindere. Perché chi è quello Bravo. che vuole? Perché dire che un anime crudo è riduttivo. Devo andare a vedere. Assolutamente. Oh, allora, scusa, muta un secondo i microfoni del gatto. Cioè, signore, scusate, sono dovuto chiedere il mute, ma il signor Sfide sta impazzendo. Vuole vedere cose strane. Ok, dai ragazzi, siamo arrivati alla fine di Allora. questo video. Abbiamo parlato di tutto e di più su Camus, a meno quello del santuario. Io sono quello visto, quindi che cazzo voglio fare? La prossima volta faremo l'ultimo personaggio del santuario, ossia quello lì che sta qui di fianco e che si chiama Pisces, non mi ricordo ora. Isis or Isukesu? Fiskis? Fiskis Isukesu Aphrodite. Fiskis Aphrodite, cioè hai fatto un mix di No, tutte le lingue del non mondo, era guarda. Alba Fica. C'è No, anche quello è quello, ma l'altro. in questo Quello è caso lo è lo Grosso Scanavat. Camas. Ecco, ma nella prossima puntata si parlerà di Afrodite. E lì. E li cambierai nome e diventerai Alba Fica perché poi altrimenti No, non è lì. c'è. E perché poi non c'è più sfizio, cioè dai. No, è lì proprio, cioè, darò sfogo finalmente a tutto quello che devo dire. Ma quindi vuol dire che settimana prossima si fa la live a insultare lui direttamente, visto che io ho brutti, ho Potete insultare quanto mediamente brutti punti di volete, vista. non mi toccherete mai con i vostri insulti. No, ma scherzi a parte, dai, tu lo sai come la penso su Alba Fi su. Eh no, su Alba Fica è un paio di Afrodite. palle, quello mi piace un casino. Su Aphrodite lo sai come la penso alla fine dei conti.
Come la Cioè, i pensi? miei pensieri un po' guidati da, solo dall'anime, però cioè, il salto comunque è breve. Ok, dai ragazzi, siamo alla fine di questo video. Ringrazio tutti coloro che ci hanno visto, soprattutto per chi vedrà questo video e dirà: Sfide ha ragione. Sì, è vero, sì, Ma è vero. quando È mai? vero, sì. Ma quando mai qualcuno dirà una bestemmia del genere? Ho ragione, basta. Ricordo a tutti coloro che vogliono Ma si seguire rende la... conto che è più grave? Ma Sto si rende conto che è più grave salutando. dire... vabbè, tanto 10 secondi in più l'ascoltano volentieri. Ma si rende conto che è più grave dire sfida a ragione che tirare un porcone in chiesa davanti al crocifisso? Vedi, Non me vedi come sei l'aspettavo questa. volgare. Non me l'aspettavo questa, vabbè. Vedi come sei Possiamo volgare. concludere la live, per cortesia, Infatti, per io favore. stavo concludendo, però lui che deve Ti dire queste prego, cose ti prego. cattive, blasfeme. Concludiamola. Concludiamola, per favore. Ricordo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, di tutto e di più. Ringrazio nuovamente tutti, soprattutto ringrazio il mio Pisces qui di fianco. Grazie a Ho tutti. detto il mio Pisces. Vabbè, perché tu lo so che mi sogni pure la notte. Ah, che schifo. E infatti ho sempre... Ma Infatti, vicino al letto c'ho sempre il secchio a portata di mano. che strunz, vigliacco. Ah, sono come Camus, sono un vigliacco. Ringrazio il buon vecchio Dimitri. Signori, possibilmente facciamo una petizione per metterlo in una freezing coffin a codesto soggetto perché non si può sentire che dica certe blasfemie. Vabbè, poi vieni Shiryu e mi libera. Metto la firma io, il primo a mettere la firma sono io, guarda, questa No, petizione. ma tu non hai capito. Io vado ad ammazzare tutti gli Shiryu del mondo ogni volta che, ogni volta che uno Shiryu si avvicina, gli stacco la testa di netto. Prendiamo un cecchino. Ok, No, a mani nude proprio. ringrazio nuovamente tutti. Che cattiveria. Ringrazio nuovamente tutti. Alla prossima. Shoryuken!